Ciao a tutti e soprattutto buon lunedì perché posso? Niente, nuovo video con la box di Tokyo 3 che finalmente mi hanno mandato la scatola originale e quindi riesco a far leggere bene se non ho il gatto in mezzo alle balle il sito e dovrebbe essere quella di luglio. No, è quella di luglio. L'unica cosa che di solito mi arrivava più tardi, quindi festa grande. Scusate, vedete un far cadere niente. Di solito mi arrivava quella del mese verso il 10-12 della settimana, quindi quando mi hanno portato il pacco stamattina sono rimasta quasi male. Seconda cosa, scusate per il rumore del ventilatore, ma c'è un caldo qua dentro che non si affronta e quindi ci sarà un po' di sottofondo, questo brusio del ventilatore, quindi niente. E non ci fate caso, sono già sudata fradicia, ho già fatto la doccia 2 volte. Una roba allucinante e niente, vediamo quello che troviamo qua dentro. Sì, box di luglio. Prendo sempre quella regular io, che è quella intermedia, dove ci sono di solito tra i 10-13 pacchettini tra dolce e salato. È sempre un servizio abbonamento, quindi per chi è la prima volta che vede il video. È tipo la Kawaii Box, vi scrivete mensilmente, vi mandano un tot di roba, siete liberi di disiscrivervi quando e dove volete e soprattutto la spedizione è compresa nel prezzo. Perché ho notato in alcuni siti, volevo provarne qualcun altro, ma alla fine ti aggiungono tipo una decina di dollari di spedizione. E quindi personalmente, visto che queste mi ci trovo talmente bene, c'è già la spedizione compresa, non vedo perché andare a spendere degli altri soldi. Partiamo! Dunque, patatine al corn sono al mais, non tipo i riccioli nostri. Sì, agli arachidi. Scusate se muovo, sembro un attimo strana col polso, è che ieri mi sono fatta mordere da un gattino randagio e tipo mi ha morso perfettamente il muscolo e muovo malissimo la mano. Volevo salvarlo dalla strada, ma non ci sono riuscita perché i cani della mia amica mi hanno tipo quasi attaccato mentre avevo il gatto in salvo, ma pazienza. Patatine normalissime, direi. Che confezione triste. Saranno patatine normali. E siamo a due salate. Poi che enormi che sono. Uno di quei kit che dove ti fai le caramelle da sola. Ma che bello! È il mio primo. Non sarò mai capace, sicuramente. Adesso mi guarderò qualche video o qualcosa che mi dica come si fa. All'uva. Ce l'hanno i giapponesi con l'uva, eh? Noi ci facciamo il vino, loro ci fanno le caramelle e i paciughi. Biscottini al cioccolato? Se non sbaglio è di un cartone animato. Sa che l'avevano fatto anche qua in Italia. Biscottini. L'altro ho già fatto colazione, cavolo, potevo fare. Poi abbiamo caramelle. Al gusto soda, direi. E basta, non si capisce altro. Sto guardando la videocamera perché non so se tipo sono tagliata su metà della faccia, rifarrò il video. Non so, oggi è lunedì un po' strano per me. Bibita alla Coca-Cola. Ne ho già un altro alla mela, mi devo solo ricordare di metterli in frigo perché sennò sono imbevibili col caldo che c'è in camera mia. Mentine, direi. Adesso poi andiamo a vedere bene quando faccio video assaggi sul librettino. Vabbè che ho ancora una vagonata di roba dei vecchi scatoloni, però va bene lo stesso. Altri biscottini al cioccolato.
sempre perché è fresco adesso per mangiare il cioccolato, con tutti gli animaletti del mare, direi, sperando che metti a fuoco. Poi, buonissimi, pochi al cocco e cioccolato, adoro, dimmi, vuoi la scatola? Anche i miei gatti ringraziano tantissimo questo abbonamento di dolciumi perché la scatola diventa il loro gioco preferito per le prossime settimane finché non mi stanco e butto via. E niente, anche questo unboxing è finito. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!